Bentrovati su Rock and Roll Radio. Oggi proseguo a parlare dei folli anni 70 e dei ancora più scatenati tour backstage dei Led Zeppelin. La prima volta che Robert Plant sbarca in America ha solo 19 anni e gli parte l'embolo, come si suol dire. Plant ricorda che veniva da una sconosciuta cittadina delle Midlands in Inghilterra e giunto in America si imbatte nelle splendide GTOs, The Girls Together Outrageously, una cricca di giovani ragazze capitanate dalla deliziosa Pamela DeBar, a.k.a. Miss Pamela, che scorrazzano in giro libere e belle con le pop al vento. Miss Pamela nel suo libro Let's Spend the Night Together, che abbiamo qui, scrive: vedere le Zeppelin suonare era un'esperienza assolutamente coinvolgente, al limite dell'orgasmo. I Led Zeppelin sono sempre circondati da belle giovani ragazze, al punto che l'Hyatt House di Los Angeles, al loro passaggio, prende il nome di Riot House. Tra le donne di Jimmy Page c'è anche una giovanissima, Bebe Buell, splendida e affascinante playmate che ha fatto girare la testa a moltissimi mostri sacri del rock. Una volta la Buell ha detto che l'abitudine di Page di sputarle saliva in bocca mentre facevano sesso era il suo modo di trasmettere parte di sé dentro di me. Whatever. Del resto sono proprio i Led Zeppelin a inventare il cosiddetto cock rock, il rock del cazzo, creando alcuni tra i testi più esplicitamente sessuali che mai fossero stati registrati. Un esempio? Way down deep inside, I wanna give you my love. Oppure, squeeze my lemon till the juice runs down my leg. Inoltre hanno un cantante dotato di uno stile vocale che più orgasmico non si era mai sentito. Ma di storie legate al gruppo ce ne sono a bizzeffe, racconti di giovani e ricche rockstar che fanno sesso strano, che comprano motociclette per scorrazzare lungo i corridoi degli alberghi, che fanno sempre più sesso, che lanciano televisori dalle stanze degli alberghi, che fanno sempre più sesso, che attaccano George Harrison con una torta, che fanno sempre più sesso e si ubriacano con Watney's Red Barrel di importazione e che ancora riescono a fare sempre più sesso. Strano. Ma ci sono anche storie un po' più inquietanti, come ad esempio la relazione intrattenuta da Jimmy Page con una ragazzina di 14 anni di nome Lori Maddox, rapita da Richard Cole su ordine di Page e portata alla famosa Riot House. La ragazzina... Un attimo, vediamola la ragazzina. Questa è la ragazzina. Boh. La ragazzina afferma di essersi innamorata a prima vista di Page e racconta anche di essere stata rinchiusa in camera, anche se volontariamente, per gran parte del tempo, in modo che non circolasse la voce della loro relazione, che avrebbe causato a Page un'accusa di corruzione di minore. Beh, da questo episodio fatico a trarne un consiglio per le mie pillole concezionali. Mambo. Ok, ispirati dai folli racconti delle perversioni del Led Zeppelin, il mio umile suggerimento è: famolo strano. E a voi e alla vostra fantasia stabilire cosa sia strano. Ed ecco il pezzo di sottofondo con cui farlo. Bye guys.